Un cordiale buon pomeriggio da Agnano, convegno che si apre con una prova riservata ai 3 anni. Vi annunciamo la dipartita. Di Agostino Simioli, il papà di Antonio, un grande appassionato di corse al trotto, allevatore di tanti soggetti validi, proprietario, ma soprattutto, ripetiamo, il papà di Antonio che nella giornata di ieri se n'è andato. È entrato anche lui a far parte del club che ci segue dal cielo. Buonasera, buon prosieguo di giornata. Sono partiti e Vitas è stata la più sollecita, ha assunto decisamente l'iniziativa nei confronti di Enzo Fabio Jet, terza posizione alla corda per Ezekiel Font, a largo c'è Eclisse dei Rum, si è sbrigato dalla seconda fila Elmas, posizioni che si vanno delineando, il primo quarto in 29.5 con Enzo Fabio Jet che va a rilevare l'iniziale battistrada e Vitas. Ci sono state diverse rotture, tra le quali quella di Emara Jet. Primi 600 metri in 45 scarsi, il favorito da Wishing Stone a comandare le operazioni nelle mani di Marcello Vecchione. C'è un po' di onda a metà gruppo che costringe Elmas in terza ruota, davanti scappano 1-1 a metà gara. Enzo Fabio Jet evita Ezekiel Font che abbandona la terza posizione e cerca di aggirare Vitas. Enzo Fabio percorre il chilometro in 1:15:09. In fuga Enzo Fabio inseguito da Ezekiel Font. In terza posizione c'è Michele Di Francia con Escabana Spav. 3/4 di miglio in 1:33. Enzo Fabio Jet ha fatto selezione, Escabana Spav ha gettato tutto alle ortiche con una rottura dalle retrovie, si fa notare Ergovinci, retta d'arrivo, Enzo Fabio saldo leader, mantiene vantaggio inalterato su Ezekiel Font, mentre a larghe folate Ergovinci si avvicina ai primi, facile Enzo Fabio nei confronti di Ezekiel Font ed Ergo Vinci, e questo l'arrivo probabile ed ufficioso, media che dovrebbe aggirarsi intorno all'1:15:08 per questo interessante Wishing Stone ed Oruga di proprietà del signor Fabio Iavarone per il training di Amedeo Galasso, Vincenzo Costantino dietro le quinte e la guida di Marcello Vecchione che sostituisce egregiamente Antonio Simioli.